Allora, abbiamo poco tempo per commentare questa partita perché è stata veramente lunga, un 3-1 sofferto, patito, che alla fine Novara si è portato a casa. Ne parliamo con due però delle grandissime protagoniste, senza dimenticare tutte le altre, perché è stato veramente un grande match. Che dire ragazzi, Vassilieva e Velković. È stato veramente una vittoria del tutto il gruppo, perché c'è Mike che ci ha sempre aiutato con la battuta, con le belle alzate, ma tutto il gruppo. Non posso dire che siamo stati noi due o una o l'altra, tutti veramente, veramente grande partita, perché è stata veramente dura, sofferta. Meno male 3 punti, però ce li abbiamo portati a casa. Ecco Stefano, 3 punti pesanti, perché di fronte ad una Conegliano che marcia tantissimo, voi però tenete il passo nonostante anche i problemi fisici che ci sono stati. Sì, però comunque dobbiamo risolvere noi queste cose, non c'è nessun altro. Importante in queste partite che abbiamo di portare più punti che possiamo. Unica cosa è... sono contenta che anche oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocare in alto livello. Giulia, una domanda per entrambe. Ma una domanda innanzitutto, complimenti a tutte e due, è una partita a altissimi livelli. E abbiamo visto questo sestetto differente rispetto magari alla partita precedente dove aveva giocato Arrighetti. Pensate che sia questa magari la situazione che vi dà più stabilità? Ci sono, diciamo, siamo in difficoltà, quindi proviamo un po' di tutto, anche con la Pass, con Arrighetti, anche con la Chiara come l'ho posta, quindi non abbiamo ancora la nostra identità, posso dire. Aspettiamo queste due nostre compagne che tornano e spero che sarà ancora meglio. Certo. E sì, le prospettive. Speriamo che le ragazze rientrino veloce dagli infortuni e niente, prepariamo la prossima partita, guardiamo partita per partita e risolviamo le situazioni. Come ha detto Steffi, siamo noi in campo e dobbiamo comunque dare il massimo e cercare di prendere più punti possibili. Poi quando rientrano i nostri posti, vediamo. Grazie ragazze, complimenti ancora. Grazie mille, ciao. Andiamo in chiusura allora. Giulia, abbiamo appunto, come dicevo, un po' poco tempo perché la partita è stata